Un successo che merita il Velo Club Santa Maria degli Angeli, con in testa sul ponte di comando Gaetano Castellani, che in una giornata di caldo afoso porta da tutto il centro Italia 160 cicloturisti per quello che è l'appuntamento con il raduno cicloturistico di Assisi. Il fatto più significativo è che 30 sono le donne che si sono messe sui pedali completando il percorso che dalla Basilica degli Angeli portava i cicloturisti fino a Cannara, con l'asperità di Torre del Colle, poi Bevagna, passaggio di Bettona e di nuovo Cannara, per dare il via alla marcia libera per affrontare i tornanti di Colle Mancio e concludere la giornata con la sfida in salita. Una sessantina di cicloturisti e cicloamatori hanno detto sì a quella sfida di quasi 6 chilometri con la salita che non lascia un attimo di respiro da su fino a Colle Mancio. Marcia libera per dare la possibilità ed aggiungere il pepe a quel piatto già appetitoso vissuto pedalando attraverso quelle che sono le vallate della predicazione di Santo Francesco, dalla sua Assisi fino ad arrivare al Pian d'Arca. A vincerla la marcia libera è Riccardo Cicognola della Alpin Massinelli davanti a Paolo Corridori della Petrignano e Silvio Giovane che corre per i colori della Guidodori Renzi di Appignano di Macerata. Ma torniamo alla manifestazione, 52 chilometri di cicloturismo, un percorso pianeggiante senza difficoltà con la sola salita, quella di Torre del Colle. Un tempo una sorta di straordinario monumento al ciclismo, quando quella salita la ripetevano 15 volte i dilettanti per il Gran Premio Città di Bevagna e medaglia d'oro Pietro Palmieri, disputato dai migliori corridori, giovani speranze del ciclismo professionistico. Oggi è toccato farlo ai cicloturisti che non hanno da misurarsi con il cronometro o con la velocità, in uno sport che non premia il vincitore, ma il gruppo, la partecipazione, il numero dei concorrenti in squadra, giovani o meno giovani, uomini o donne, non ha importanza, è il numero che fa la storia. In palio c'è il trofeo dedicato alla memoria di Sestilio Brufani, capostipite di una famiglia avvocata al ciclismo, il ciclismo di Luca e Daniele, i figli con le loro storie differenti sui pedali, e con Letizia, la nipote, oggi giudice di gara del ciclismo regionale e la prima donna umbra a partecipare al Giro d'Italia femminile. Una festa con il pranzo tutti insieme al quartiere logistico dell'Hotel Los Angeles di Santa Maria, con la presenza alla partenza e alle premiazioni dell'assessore di Assisi, Veronica Cavallucci. Il titolo di campione regionale cicloturismo 2024 va all'Unione Ciclistica Petrignano, che ha portato al raduno 31 atleti, uomini, donne ed anche gli handbike. Secondo posto per il team Matè con 24 partecipanti e terzo il sodalizio organizzatore del Velo Club Santa Maria degli Angeli. La classifica di giornata invece, che premia i gruppi per percorrenza e per lontananza, assegna il trofeo Sestilio Brufani ai marchigiani delle Pantere Rosa, una squadra quasi interamente al femminile che vince davanti al team Matè. Una giornata di uno sport bello, di amicizia, da pedalare come dice Baccini sotto questo sole, ma con un caldo che taglia le gambe. Però il nostro Riccardo Cicognola va su in salita a Colle Mancio che sembra la palla di un fucile. Silvio Giovane parte prima di tutti con largo anticipo, ma poi è l'andatura di Cicognola dell'Alpin Massinelli che fa la differenza. Arrivando a quel traguardo ipotetico di Colle Mancio non c'è cronometro, c'è solamente il pensiero di dire sono arrivato su in cima prima di tutti, che lo premia, che dà a lui la vittoria di questa giornata. È una sfida, la sfida finale. Gran parte dei cicloamatori sono proseguiti per la loro passeggiata, ma chi ha lo spirito da cicloamatore, chi ha la voglia di correre e di combattere, non perde l'occasione per sfidarsi. E lo fa su questi tornanti,
uno dietro l'altro con una salita che mette giudizio. L'Unione Ciclistica Petrignano è il nuovo campione regionale a squadre per quello che riguarda il cicloturismo. È lui che alza la coppa. Per il resto la sfida prosegue per quella che è la cicloturistica dei borghi più belli d'Italia sul lago Trasimeno, organizzato dal team Matè. Un altro di quegli appuntamenti e di quei giorni di ciclismo che sono davvero nella storia. È una delle poche occasioni per fare cicloturismo, però l'abbiamo fatta nel migliore dei modi. Una bella manifestazione, si sono divertiti tutti, hanno faticato e tribolato tutti, il caldo l'hanno preso tutti, però mancava l'aria condizionata. Il prossimo anno lo organizziamo con l'aria condizionata. Allora, un commento, Gaeta. La bellissima giornata con 150 tra amatori e cicloturisti, era un po' caldo, però si sono tutti divertiti, abbiamo fatto la salita di Colle Mancio a marcia libera e adesso stiamo a pranzo e il caldo è stato un po' duro, ma però sono contento perché ci sono quasi 30 donne. 30 donne hanno partecipato sia da una squadra di Pesaro che di Matè e di altre società, del Petrignano, tutto. E questa è una delle poche manifestazioni cicloturistiche che si svolge in Umbria. Allora, è una domanda che io non te l'ho fatta mai, no? Ma com'era stata sta storia che Gaetano Castellani aveva vinto il campionato regionale della cronometro? Com'era possibile? Io ho vinto il campionato regionale a cronometro del 2015 perché ho fatto tutte le 5 prove e sono arrivato sempre quinto. Erano 5, però ho preso i punteggi, gli altri che hanno vinto il secondo e terzo non c'erano e ho preso il punteggio più alto e sono arrivato e meno manco mi volevano consegnare la maglia perché sanno che io la mia velocità è poca, però toccava a me. Però, i numeri è quelli. Si scappa. Ci fu un operatore televisivo che si rifiutò di farsi la ripresa, ma era un maligno proprio. E a dire la verità eri tu perché giustamente dici ma questo il campionato Master 5 era Master 5, hai preso la maglia dai campioni umbro e erano rimaste un po' tutte a bocca aperta, però io l'ho meritata perché ho partecipato, perché io punto molto sulla partecipazione perché è un divertimento, deve essere un divertimento. Io penso, adesso non mi ricordo, ma ho fatto la media neanche di 30, ecco, tutto qui. Però ho preso la maglia come gli altri, c'era Panichi, c'erano tutti i più forti di quella zona, di quel momento, tutti gli amatori forti, capito? La mia categoria e io ero l'unico che ho partecipato a tutte le 5 prove. Mi pare che sia il regalo più bello e il ricordo più bello oggi, no? Sì. C'è questo trofeo che ricorda molto, no Daniele? Certo, certo. Oggi è una bella giornata perché abbiamo fatto una bella manifestazione ricordando anche mio padre, appassionato di ciclismo e ci ha dato molto, ci ha inserito nel mondo del ciclismo, che ci ha tenuto lontani da molte difficoltà della vita magari che potevano succedere, quindi è un ambiente sano che lo consiglio a tutti, lo sport e il ciclismo è come calcio o altre cose, è bellissimo perché è una famiglia, ci si ritrova con tutti gli avversari, che in gara si è avversari, fuori siamo tutti amici e oggi rivedo ragazzi che correvano con me da bambini, è bellissimo perché è il momento più bello che poteva succedere, la cosa più bella che poteva succedere. Siamo felici, ricordiamo mio papà che non c'è più, neanche la mamma che ci hanno sempre assistito, anche mia madre ci portava a allenarci, ci allenava dietro il motore addirittura a me e mio fratello negli anni 70-80, momenti dove ancora si andava sulla superstrada con le biciclette, erano momenti diversi e siamo arrivati dove siamo arrivati con tanta passione, molto bello comunque, siamo molto contenti, grazie anche a Gaetano Castellani, il nostro presidente, che è una persona energica che ci ha inserito poi a noi anche un pochino più giovani nell'organizzazione delle gare e degli eventi. Ringrazio tutti, Gaetano Castellani e tutto il paese poi, che ha partecipato anche economicamente. Eccolo! Però te grazie, non si abbandonano mai. No, mai. Ciao,
ciao Michele, come stai? Io bene, tu come tutto stai? Bene, dai, abbiamo cambiato colore, ma va bene uguale. Sì, io l'ho visto, è un pochino più vivo, insomma. Ci invecchiamo, tocca cercare gli stimoli. Guarda chi c'è, Gianni Motta. Eccolo. Guarda anche Gianni Motta. Eccolo. Allora. Colpa sua, che mi hai coinvolto per l'ennesimo anno. Vieni, vieni. Ah, scusa. È il più vecchio corridore che è con la squadra mia, oltre 23 anni. E sono sempre più stanco ogni anno che passa. Vabbè, quello purtroppo è così, è la vita. Dai. È la vita. Grazie. Sì. Tizia. Ciao Tizia, è poco oggi perché era caldissimo. Scusa Tiziana, mi sono sentita anche male. No. Un attimo di panico, però adesso ci siamo ripresi. Tutto ok. Okay. Tizi. Lei com'è andata? Buongiorno, bene, via, tutto sommato, considerando che è una delle prime uscite. Perché ci ho avuto un infortunio, quindi va bene, dai. Soddisfatta, sopravvissuta, quindi. Sopravvissuta. Bene, grazie. Era qualcosa di gente da sinistra, sì. Quello sembra. Mettere il deserto, è caldo oggi, eh? Sì, moltissimo, siamo pronti per questa bella domenica. Buongiorno. Gian Piero, ma scusate, ma ci siamo? Forza, venimo qua. Il Pispola non l'avete chiamato stamattina? Pispola è a Palinuro. Le mandate in ferie. Le mandate in ferie. Ah, ecco, a vincere le elezioni e poi. Certo, adesso riposa. Adesso riposa. Usiamo anche l'intervista. Non vi fate male. No, adesso. C'è il microfono. Sì. Questo è da cicloturismo, cicloturismo. È vero? Siamo venuti fin da Pesaro. Vedi. Lei è un pochino più sullo sportivo, insomma. Va bene, sì. Lei è proprio, lei in tenuta di guerra. È competitiva, come ha fatto a capirlo al volo? Dall'occhio, dall'occhio. Questa è la solitudine dei numeri primi. C'ha ragione. Vabbè. Siamo bellini. Siamo bellini. Ci avevo iscritto tanti anni, come mamma, 6 anni fa. Lo cambiano? Lo cambio. Ma lei è Gigi? È Bugno? Oh, ciao! Come va? Io bene. Assomigliava a Bugno. Mi fa in Pugno, non Bugno. Ah, Pugno, Pugno. Invece era Chiappucci. Invece era Chiappucci. Va bene. Buongiorno. Buongiorno. Diamo il via. Aspettavamo lei. Ma subito, ma io sono all'orario, le 9. Due parole, due parole. Buongiorno, buongiorno a tutti. Due parole perché siamo puntuali, è caldissimo, quindi dovete e volete partire. Soltanto un in bocca al lupo e una buona camminata, gara, percorso a tutti. Ci vediamo dopo al passaparti. Buona partenza.